Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito, che ho raccolto con grande piacere. Prima volevo fare una piccola nota, nel senso che la storia dei GAP a Roma è probabilmente la storia più importante della misura militare che la Resistenza riesce ad esprimere nella nostra città. Non esistevano prima archivi sulla storia dei gruppi d'azione patriottica, e oggi invece sì, è possibile consultare ormai migliaia di pagine di documenti grazie al fatto che l'archivio storico del Senato ha organizzato progressivamente in questi 5 anni gli archivi personali donati dai gappisti. L'ultimo è quello di Maria Fiorentini e Lucia Ottobrini, ma prima ancora hanno donato i loro archivi personali Rosario Bettirini e Carla Capponi e Maria Teresa Legard e Franco Calamandrei. Quindi questo significa che la disponibilità e il libero accesso a queste carte costruisce la possibilità di avvicinarsi alla storia del gappismo romano, ricomporla, ricostruirla attraverso una contestualizzazione della misura individuale, quindi della sfera personale dei gappisti che operano sul nostro territorio, dentro il grande perimetro, il grande senso che la Seconda Guerra Mondiale esprime sul piano dello shock che produce nei confronti della popolazione civile prima ancora che di quella al fronte militare. E quindi da questo punto di vista mi piaceva iniziare con questa nota, indicare cioè la possibilità per tutti, chiunque lo voglia, di visitare online, sono completamente digitalizzati, basta andare sul sito del Senato e poter vedere migliaia e migliaia di pagine digitalizzate degli archivi dei gappisti romani. Che cosa sono i GAP? Che cosa rappresentano? Rappresentano innanzitutto una misura militare, anzi, meglio, la misura militare. Perché dopo la battaglia di Porta San Paolo, i gruppi d'azione patriottica vengono indicati dalle forze politiche della Resistenza, perché dei GAP vengono costituiti anche dal Partito Socialista e dal Partito d'Azione, vengono indicati nella costruzione delle 8 zone che vedete lì rappresentata come la misura militare di contestazione della legittimità del potere dell'occupante nazista. I GAP sono prima di tutto questo, una risposta militare coniugata interamente sulla proiezione politica della contestazione di legittimità dell'ordine pubblico nazista sulla capitale. Ordine pubblico che, lo ricordavamo prima, non aspetta le azioni di guerra per organizzare misure draconiane di repressione contro la popolazione. Prima ancora che nascano le attività militari dei gruppi di azione patriottica, il 7 ottobre viene eseguito il rastrellamento dei 2500 carabinieri, il 16 quello del ghetto. I quartieri di Roma, specie quelli dell'ottava zona, vengono interamente cinti d'assedio e ancora vengono attivate le pensioni, la pensione oltremare, la pensione di Iaccarino e il carcere di Via Tasso come luoghi di tortura degli antifascisti, degli ebrei, degli oppositori politici, e ancora vengono attivate le misure che costituiscono l'organizzazione della deportazione di migliaia di romani nei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Il più noto a Roma è quello del Quadraro del 17 aprile del 1944. Ecco, le azioni militari dei GAP rappresentano innanzitutto la costruzione di una contestazione di legittimità, cioè la resa visibile, anche semantica, di una possibile ribellione a questo ordine pubblico. E da questo punto di vista rappresentano allo stesso tempo quel soggetto, quella leva in grado di coniugare il grande stravolgimento ideale e ideologico della Seconda Guerra Mondiale, il cambio di paradigma nella concezione stessa della guerra, sia dal punto di vista militare, perché i GAP rappresentano per la prima volta sulla nostra città, nella nostra città, la guerra guerreggiata, la guerra di guerriglia, cioè una guerra mai sperimentata prima sul piano organizzativo ed elaborata giorno per giorno, che si ramifica in tutte le 8 zone progressivamente. E da questo punto di vista due sono le atipicità del gappismo romano anche rispetto agli altri GAP
che si sviluppano nelle altre e si svilupperanno nelle altre città del nord Italia, del centro nord Italia. La composizione sociale dei capi romani è del tutto particolare, anomala. È una scelta politica che il capo militare del Partito Comunista, Giorgio Amendola, fa, ed è una scelta di estrazione sociale e culturale, prima di tutto. I capi romani provengono dalle classi della media borghesia e dell'alta borghesia, a differenza di tutti gli altri GAP che si svilupperanno nel centro nord Italia. Da questo punto di vista, Rosario Bentivegna, Mario Fiorentini, Carla Capponi, Franco Calamandrei rappresentano in qualche misura una scelta politica del partito sulla città e in questo senso ricompongono e si riconnettono alle esperienze precedenti di guerra di guerriglia che si sono sviluppate in forma diametralmente opposta, ovviamente, a Roma, e in particolare mi riferisco alla Repubblica Romana. Da questo punto di vista, i GAP romani diventano una misura militare di contestazione della legittimità attraverso l'azione violenta, attraverso il terrorismo urbano. C'è un bel libro di Santopelli, che è appena uscito per Einaudi, Storie di GAP, che appunto inquadra, ormai a 70 anni di distanza, con la giusta laicità le azioni dei GAP. I GAP romani sviluppano appunto un'azione militare di guerra contro le truppe occupanti e la sviluppano attraverso la forma della guerra asimmetrica e quindi dentro una misura assolutamente fuori dalla regola del combattimento militare fino a quel momento inteso. Se la prima guerra mondiale era stata una carneficina di massa, combattuta soprattutto però nelle trincee, tra soldati in divisa, la seconda guerra mondiale segna una linea di faglia che separa un prima e un dopo. La seconda guerra mondiale porta la guerra dentro le case dei civili, li coinvolge direttamente, li coinvolge dall'aria con i bombardamenti, ma li coinvolge soprattutto con le misure di occupazione degli eserciti occupanti, con le stragi di civili che qui in Italia abbiamo imparato a conoscere attraverso dei nomi simbolici: Marzabotto, Boves, Sant'Anna di Stazzema, la strage delle fosse ardeatine. La guerra ai civili diventa una misura militare esercitata dagli eserciti di occupazione. Ed è proprio dentro questa logica che si muovono le misure di repressione sul territorio che la Wehrmacht e l'SS sviluppano anche su Roma. La strage delle fosse ardeatine non è una rappresaglia, non è riconosciuta come tale dal diritto internazionale, che la inquadra invece nel crimine di guerra, ed è per questo che vengono processati i nazisti, e riconosce allo stesso tempo la legittimità dell'azione di Virasella, ad esempio, ma di tutte le altre azioni che hanno fatto i GAP. Qui Mario Fiorentini ha costruito quasi da solo alcune delle azioni più note a Roma, dall'attacco alle Ginacelli all'attacco al battaglione onore e combattimento, di cui naturalmente il libro parla. E quindi da questo punto di vista la guerra asimmetrica di GAP rappresenta una linea di faglia, perché determina una separazione valoriale, sottolinea cioè un conflitto che non è più quello della prima guerra mondiale, un conflitto tra stati, tra nazioni, per il primato della patria, per il primato della nazione. Rappresenta invece un conflitto, come scrive Osborne, il più grande storico del Novecento, tra due civiltà. Rappresenta cioè un conflitto tra paradigmi di valore, tra paradigmi valoriali che i GAP esprimono con la loro misura militare. Da un lato le potenze, le forze che si rifanno e si richiamano esplicitamente ai valori universali della rivoluzione francese, scrive Osborne, dall'altra le forze che si rifanno all'oscurantismo medievale. E da questo punto di vista la seconda guerra mondiale diventa una guerra che coinvolge i civili, che porta la guerra dentro il conflitto, dentro le loro case, e allo stesso tempo attraversa trasversalmente tutte le società. Ogni antifascista e antinazista, tedesco o italiano, si augurava la sconfitta del proprio paese, perché quella rappresentava l'unica possibilità per un cambio di regime. Si auguravano i gappisti e i partigiani la morte della patria, che muore l'8 settembre, e vive Dio, muore,
perché l'8 settembre muore la patria fascista, scrive Rosario Bentivini. E nelle stesse ore in cui muore la patria fascista, rinasce a Porta San Paolo, senza una chiamata obbligatoria, senza la leva obbligatoria, una risposta popolare che vede uniti i militari e i civili a Porta San Paolo, un esercito cioè di richiamo volontario, che rappresenta la nascita di un nuovo concetto di patria, appunto, un concetto che sostituisce il paradigma valoriale della nazione come espressione ultima della vita degli stati e determina un cambio di idealità che costituirà la base per la costruzione non solo della Costituzione italiana, basata appunto sui principi di libertà, uguaglianza e democrazia, ma anche dello stesso vissuto delle nazioni civili. Da questo punto di vista i GAP non rappresentano quindi solo ed esclusivamente il braccio militare dei partiti politici antifascisti, rappresentano con le loro azioni militari le radici storiche essenziali del portato valoriale costituzionale del nostro paese. E in questo senso l'elemento di struttura, l'elemento fondamentale che ne caratterizza la legittimità è e rimane la capacità d'azione, la proposta politica concreta che queste azioni esprimono nei confronti della popolazione e che trasformano, paradossalmente, non sempre un ossimoro, la guerra di guerriglia, cioè una guerra clandestina, dove nemmeno i gappisti conoscevano i nomi dei loro compagni d'azione, in una guerra clandestina di popolo, dove i GAP e i gappisti addirittura organizzano comizi pubblici, come quello di Rosario Bentivegna a Piazza dei Mirti a Centocelle. Un gappismo, cioè, che costruisce una base di consenso non tanto sulla retorica dell'idealità dell'azione eroica, quanto sulla proposta concreta, materiale, includente, che per la prima volta fornisce la parola, grazie all'uso delle armi, a chi la parola per 22 anni non ha mai avuto, e produce l'ingresso delle masse dentro la sfera pubblica. Quelle azioni rappresentano l'elemento di leva che disarticola il concetto stesso della partecipazione popolare alla guerra di resistenza, alla vita pubblica, e quindi riproduce allo stesso tempo, in una proiezione di lungo periodo, del lungo periodo della storia, l'idea che lo Stato che verrà, la Costituzione che verrà, l'organizzazione sociale e civile che verrà dopo la resistenza, sarà per la prima volta l'elemento inclusivo determinante per far sì che le masse, le donne in primo luogo, partecipino alla vita politica, pubblica del nostro paese. E chiudo con l'ultima anomalia feconda del gappismo romano: la presenza delle donne. 4 donne, medaglia d'argento, medaglia d'oro alla fine della guerra: Carla Capponi, Marisa Musso, Lucio Ottobrini, Maria Teresa Legarda. Un patrimonio, un'eredità non presente in nessun altro GAP di nessun'altra parte d'Italia. Un'espressione diretta non delle donne che affiancano l'uomo nel conflitto, ma che prendono parola impugnando le armi. Se nella prima guerra mondiale le donne avevano sostituito nelle fabbriche gli uomini partiti a fronte, la seconda guerra mondiale vede le donne in prima linea combattere per quello che sarà la loro proiezione futura, nuova. E quindi da questo punto di vista, lo ricordava Calamandrei, il passaggio nei luoghi della resistenza, via Rasella qui a Roma prima di tutti, significano appunto la visita ai luoghi dove è nata la nostra Costituzione. Allora, Rosario Bentivegna nel suo libro ricordava che a Via Rasella non c'è a tutt'oggi una targa che ricordi quello che è successo il 23 marzo del 1944, non se ne crucciava più di tanto, francamente, e ricordava spesso, sempre, in ogni occasione pubblica, che lui a Via Rasella c'era stato perché ci voleva stare, c'era sempre rimasto e c'era ancora. Grazie.